Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di skinny fat, ossia quella situazione del cavolo totalmente in cui si è da una parte magri, secchi, anzi, e dall'altra si è grassi, cioè secchi e grassi, gli skinny fat. Non si è né carne né pesce in un certo senso, quindi cercheremo di capire come poter affrontare questa situazione, da dove partire, come gestirci in generale. Che andiamo e partiamo col video. Allora, skinny fat. Ci tengo a dire una cosa, molto spesso il discorso di skinny fat è quasi come se fosse visto una condanna genetica, nel senso io geneticamente sono uno skinny fat. Non è esattamente così, in realtà se ci pensate skinny fat è un po' la situazione da cui partiamo bene o male tutti prima di iniziare palestra e nei primi anni di palestra, perché logicamente la vita sedentaria ci porta ad essere, soprattutto rispetto ai canoni che ci sono attualmente nel bodybuilding, uno skinny fat, ossia sono leggermente più grasso e sono da un'altra parte molto più secco, cioè meno masse muscolari. Quindi quando iniziamo, per tutti i primi anni di palestra, tendenzialmente siamo skinny fat. Poi c'è sempre chi è geneticamente portato, che esplode subito, già di default c'è una bella struttura, però di base siamo partiti tutti quanti così. Anch'io sono partito così, ero uno skinny fat, anzi per i primi anni mi si diceva vabbè, ma tu sei uno skinny fat eccetera. Io ho questo tarlo in testa come se fosse una condanna a morte, chissà che cosa succederà, non sarò mai niente. Ora sicuramente c'ho tanto lavoro da fare, però comunque mi sono accorto che semplicemente ero skinny fat perché dovevo aspettare di dimagrire da una parte e di mettere massa dall'altra, cioè molto molto semplice. Per cui in realtà il problema principale dello skinny fat non è fin dove potete arrivare, non sono i vostri risultati, perché di nuovo non è una condanna genetica, è semplicemente da dove partire, perché stiamo parlando di questo. Cioè se una persona è skinny fat tendenzialmente deve partire, deve iniziare, deve muovere qualcosa, anche perché se dopo anni e anni di palestra siete skinny fat, che è il mio caso specifico, dopo anni e anni di palestra skinny fat, vuol dire che c'è qualcosa che state facendo male, c'è qualcosa che non va. Quindi anche voi dovete partire, non è una condanna genetica, state semplicemente sbagliando qualcosa, dovete trovare ancora il vostro allineamento dei pianeti, il vostro equilibrio in qualche modo. Quindi cerchiamo di capire proprio da che punto partire in questo caso. Allora, diciamo che tendenzialmente ci sono due possibili soluzioni che io identifico, ossia da una parte quella di scendere a livello calorico, quindi di iniziare una fase di definizione, e dall'altra quella di fare la cosiddetta recomp, ossia una fase in cui si prende massa e si toglie grasso simultaneamente nello stesso tempo, ovviamente a un ritmo molto più lento rispetto a una definizione vera e propria, a una massa vera e propria. Ora sulla recomp ho già dedicato un video su RenoNation, che è il nostro portale, attualmente la community più grande del fitness in Italia, è un portale dove potete trovare tantissimi video inediti, articoli, insomma tutti i nostri log, quindi quello che noi facciamo dal punto di vista di allenamento, integrazione, alimentazione ogni singolo giorno, noi, i nostri atleti, professionisti, amatori che siano. Quindi è sicuramente un portale che sta entusiasmando tantissimo, e se non ci conoscete, se ci conoscete, sapete benissimo che cos'è RenoNation, se non ci conoscete dateci un occhio, trovate il link qua sotto. E su RenoNation ho fatto per l'appunto un video sulla recomp, su come impostare questa fase di recomp e questa simultanea aumento di massa muscolare e diminuzione della massa grassa. In generale sui skinny fat non è intelligente fare un bulk vero e proprio. Perché? Perché quando si è in quella situazione non si hanno comunque quei pilastri caratteristici che si identificano una buona risposta recettoriale, una buona risposta ormonale, una buona sensibilità insulinica per poter spingere le calorie in maniera efficace e migliorare in sala, migliorare l'allenamento e prendere con efficacia masse muscolari, ok? Quindi non siamo nella situazione ideale per poterlo fare, quindi lo rimanderemo in un secondo momento. Le nostre scelte sono sostanzialmente se scendere subito o fare una recomp. Ora analizziamo la prima, scendere subito. Come e perché scendere subito? Sostanzialmente io consiglio, se vogliamo dare dei parametri, anche se odio dare dei numeri, consiglio di scendere subito quando superiamo il 15% di massa grassa, stiamo sopra il 15% e abbiamo una sensibilità insulinica inficiata. Come capire se avete una sensibilità insulinica inficiata? Non avete un grande pump in allenamento, oltre ad essere un po' più grassi tendete anche a essere molto acquosi, quindi magari verso la fine della giornata vi vedete parecchio acquosi con tanta ritenzione idrica. Se avete analisi alla mano vedete semplicemente che la glicemia al mattino è tendenzialmente elevata, diciamo sopra i 90, ecco, in questo caso allora conviene scendere direttamente in definizione, è sicuramente la mossa ideale. Io mi ricordo proprio poco l'altro giorno
ho iniziato a seguire Stefano, un ragazzo che appunto era la classica situazione di skinny fat, e la scelta iniziale è stata quella di scendere. L'altro giorno ho incontrato suo fratello, mi ha detto: guarda Ludo, è una cosa assurda, perché quando Stefano è tornato a casa mi ha detto: no, Ludovico ha deciso di scendere subito, di fare la definizione. Io ero scettico, dico: cavolo, sei un chiodo, praticamente sei piccolo, perché scendere ulteriormente? E in effetti poi, dopo che vi siete fatti tutta questa definizione, adesso che siete saliti e che sta iniziando a prendere massa, ho capito che è stata la scelta strategica. Lì per lì sembrava un fallimento totale, una cavolata madornale, però invece è stata una scelta vincente. Stefano è dimagrito tantissimo inizialmente, ha perso un sacco di grasso, si è tirato, ha avuto un buon effetto anche di recompo, perché comunque avendo iniziato bene o male ad allenarsi seriamente, perché già si allenava, comunque ci ha avuto una buona risposta muscolare, e ci siamo trovati nel giro di poco in una situazione perfetta per poter risalire a livello calorico, e ha iniziato a riempirsi pian piano ed esplodere. Quindi nel suo caso specifico, ma non per tutti, è stata una buona scelta, perché da quella che era la sua BF, dai feedback che mi ha data, anche da come si allenava, comunque non stava nella situazione ideale per poter sfruttare una recompo. Era molto più sensato scendere, ripulirci, gettare tutto e poi costruire sul pulito. La recompo invece è sensata se siamo skinny fat, ma nel senso che poi il livello, la percentuale di massa grassa non è poi così accentuato, non è poi così ampio, diciamo che stiamo sotto il 15% se vogliamo, e abbiamo un'ottima sensibilità insulinica. Allora in questo caso ci metteremo in quella che può essere una norma calorica, un lieve surplus calorico, e il focus, in entrambi i casi questo, ma anche soprattutto in questo secondo caso, deve essere dato all'allenamento, ossia insegnare alla persona, o imparare, nel caso foste voi in prima persona, ad allenarvi seriamente. Che cosa vuol dire allenarvi seriamente? Spaccarvi il culo, semplicemente, cioè buttare via tutti quei concetti di che possono essere di buffer, di conservazione, di calcoli, di percentuali, eccetera, ma imparare veramente il concetto di effort e di intensità con una forma ottimale. Ho già fatto un video sulla gerarchia delle fonti, la gerarchia dell'ipertrofia, lo trovate qua su YouTube. Sostanzialmente immaginate un triangolo, a base di tutto c'è la forma, quindi l'esecuzione dei vostri schemi motori, in secondo luogo l'effort e in ultimo il carico, nel senso di un aumento progressivo del carico, ossia impostate una forma che sia perfetta, create effort, quindi capacità di spremervi, intensità percepita su questa forma perfetta, e poi pensate ad aumentare gradualmente, progressivamente negli anni i carichi. Ecco, imparate a far questo in una situazione di normo, lieve iperalimentazione, concentratevi sull'allenamento prima di strategie, di cycling, di qualsiasi integratore e cose, concentratevi su questa componente e vi assicuro che ci sarà una rivoluzione. E questo ve lo dico perché ci sono tantissimi ragazzi che noi seguiamo, che io personalmente ho seguito, che veramente arrivavano da anni all'allenamento, li ho visti, siete skinny fat, cioè si vede che già andavate in palestra, però di base non siete né carne né pesce, quindi sostanzialmente in questi casi che cosa vado a dedurre? Che non vi allenate in un certo modo. Ok, perfetto, vediamo come ti alleni, cioè la riconferma sempre che magari si sporcano le ultime ripetizioni, non si arriva mai a cedimento, non ci si mette veramente il cuore. Ragazzi, io su questo, se mi conoscete sapete di cosa parlo, ma se non mi conoscete, ragazzi, io su questo sono fissato, maniacale. Per me il tempo che si spende in sala è di una religiosità unica, è la mia religione personale, e da questo punto di vista, insegnandoli a creare quel mindset, a creare quello step ulteriore, a migliorare in quel modo, allora c'è una trasformazione. Si vede proprio una trasformazione. Perché? Perché da un certo punto di vista, per quanto erano anni che si allenavano, erano ancora neofiti. E questo l'abbiamo visto su, praticamente l'ho visto su tantissimi, tantissimi ragazzi. Quindi niente ragazzi, questi sono degli spunti. Se siete skinny fat, non voglio darvi percentuali, non voglio dirvi a livello alimentare come comportarvi, cose specifiche. Dovete semplicemente fare queste due scelte: o scendo subito e risalgo, oppure vado a mantenermi una norma lieve ipercalorica. E tutto si basa su quella che è la vostra sensibilità insulinica, perché è su quello che si gioca molto, perché è come se fosse un fattore che determina effettivamente le vostre potenzialità di aumento, di miglioramento e di progressione. Se non è ottimale, allora scegliamo di fare un piccolo passetto indietro, come abbiamo fatto con Stefano, e otterremo altrettanti risultati. Spero di avervi dato spunti interessanti. Come sempre, scrivete qua sotto tutte le vostre domande, i vostri casi specifici e le vostre esperienze, in questo modo instauriamo il nostro solito confronto che tanto ci piace. E detto questo, vi rimando al prossimo video.